Registriamo. Molto bene, possiamo cominciare le trasmissioni, sono le 4:03 minuti, siamo al Circolo Sanità Parma, ospiti dello chef Catello del Sorbo. Oggi con noi Fabio Giacopelli, Buongiorno. docente Alma, amico sperimentatore di cose molto interessanti. Aspettiamo i soliti 5 minuti. Politici di 5 minuti per l'attesa. Ricordiamo dove siamo, riguardiamo un attimo questa slide, grazie. Ristorazione sostenibile, buone pratiche, ingredienti e territorio. Oggi è l'ultima puntata di questo giorno che ha avuto, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito, che ci hanno incoraggiato, che hanno mandato mail e che sicuramente verranno ricontattate perché molto materiale che abbiamo raccolto poi vi verrà ridistribuito. Vi ricordo che voi potete già accedere al canale YouTube che in questo momento è riservato. Aspettate che mi metto in posizione comoda. Ecco, ristorazione sostenibile, buone pratiche, dicevamo, ingredienti e territorio. Da chi è finanziato, da chi è gestito, da chi è pensato, quindi dalla riserva di biosfera d'Appennino Tosco Emiliano, riserva Mabunesco, dal Parco Nazionale Tosco Emiliano, dai parchi del Ducato e dai parchi Emilia Centrale. Chi segue questa formazione, questa introduzione alla formazione, perché saremo qua un'ora e mezza, faremo cose molto, molto leggere, avrà diritto potrà iscriversi al network della biosfera Mabunesco Tosco Emiliana, dell'Appennino Tosco Emiliano, e in particolare potrà partecipare alle attività Up Vivium, al contest Up Vivium, e quindi entrare in questo network di ristorazione, di cultura del buon cibo del territorio e partecipare appunto a questo contest che avrà la sua fase finale, la vedrà, se non sbaglio, in Calabria quest'anno. Comunque questo poi lo potrete stabilire con chi segue appunto Up Vivium. Noi qua, Mabunesco, che è fondamentale, Menan Biosfera, territorio, cibo, ingredienti. Fabio, cominciamo fra 2 minuti, aspettiamo ancora di 2 minuti Certo. di ritardatari. Cosa dite, ragazzi? Chiedo pazienza, succede sempre così, quelli che sono precisi poi dopo devono attendere, però niente di Va male. bene, intanto ci prepariamo. Prepariamo. Allora, Fabio Giacopelli, tu sei un docente Alma, sei un docente di vari corsi, sei uno chef, arrivi dalla gavetta, vero Fabio? Sì, diciamo di sì, perché partendo anni indietro potremmo ripercorrere i primi anni di esperienza fatti un po' sulla nave, fatti un po' nelle riviere liguri, Tu sei qualche ligure, tu cosa. sei Essere di genovese. Genova, esattamente, di origine Qual è genovese. la migliore regione per imparare a cucinare? Beh, naturalmente La la Liguria. Ma Liguria. noi non siamo in Liguria, qua siamo nella MAB UNESCO, quindi siamo. Vero, vero, ma l'aria arriva perché si sfrutta il No, marino per fare i prosciutti. sto scherzando perché secondo me è un posto magnifico come l'Italia a livello di biodiversità, anche alimentare, culturale, gastronomica, secondo me è molto difficile da trovare nel mondo. Io Certo. ho molto rispetto della cucina giapponese e cinese e poi della nostra, il resto per me è un po' noia, ecco, permettetemi questo momento di diciamo di cattiveria umana e intellettuale, Ricerca, di ricerca. ricerca, diciamo io mi trovo molto bene in Italia. Tanto complimenti per la ricetta di oggi che andremo a spiegare, aspettiamo ancora 2 minuti. Senti, quindi tu sei un uomo che è salito, uno chef che si è fatto il mazzo e quindi conosci dalla cucina, diciamo, di quantità alla cucina di qualità. Di quali? Senti, oggi parliamo di farro. Sì. Farro, io sono andato a studiarmi un po', lo conosco perché lo utilizzo in cucina anch'io per le mie cose. È un prodotto meraviglioso, 7-8 mila anni di storia, arriva dall'età del bronzo, probabilmente è uno di quelli insieme all'orzo e a qualche altro cereale che ci ha dato anche la birra, quindi è molto Esatto, perché interessante. spacca la birra. E soprattutto era uno dei piatti cardine dei romani, giusto? Sì, tra l'altro, se dovessimo fare anche qualche cenno, ricordo anche il buon Plauto. No? Che lui addirittura faceva questa sorta di minestra ai legumi che chiamava proprio pulse, no? Pulse funica, che era una preparazione minestrata. Ma poi, tra l'altro, Plauto era della zona della regione Emilia, quindi non era neanche poi così tanto, tanto lontano. Poi troviamo cenni di Plinio il Vecchio che fa addirittura questa sorta, il farratum, che faceva questa polenta, no? Di farro quando si è iniziata a macinare, fino poi ad arrivare ad avere i primi pani, le prime focacce. Quindi i romani le fanno da padrone in una maniera incredibile su tutte le ricette.
Senti, oggi poi mi permetto di fare una pubblicità spietata perché siamo per la nostra Farro della Garfagnana, no? Caspita. Farro che è nato recentemente, mi sembra, vado a memoria, intorno al 2010, il Sì. consorzio IGP, ma piccole produzioni di altissima qualità. Qui hanno avuto l'intelligenza di dire: noi facciamo poco, ma perfetto. Parliamo di una produzione intorno ai 25 quintali ettaro e parliamo di una produzione di intorno a un centinaio di produttori. Secondo me l'Italia è fatta di queste cose, cosa ne pensi? Certo, assolutamente sì. Poi tra l'altro è un'area geografica che ha vissuto un po' di tutto, no? Quindi il Faro tra l'altro si presta a crescere in aree che possono anche avere problemi sia montuosi, collinari, pianeggianti, ma con problemi climatici che non Certo. sono mai costanti durante l'anno. E la Garfagnana si è proprio resa forse la terra più fertile dopo la mezza luna fertile di 10.000 anni fa, da dove si trovava già sugli alti piani iranici. Senti, un'altra cosa interessante è che questo cereale è un cereale che è appunto molto resistente, addirittura in pianura è controproducente perché dove trova dei terreni fertili e quantità di acque eccessive diventa alto e diventa difficile poi da Certo, raccogliere, cade anche. cade e quindi si fa fatica, addirittura a volte si contamina e diventa. Quindi diciamo che potrebbe essere una delle soluzioni per delle zone più difficili da coltivare, anche per un discorso di sostenibilità, anzi sicuramente Certo. di sostenibilità. È un prodotto che appunto consuma poca acqua, riesce a venire su un po' dappertutto, si pianta presto e si raccoglie tardi, quindi non va a disturbare la produzione del Certo. cerealico del grano, quindi ha una filiera anche di rispetto alle attrezzature. Diciamo che e si conserva benissimo, perché adesso non dovremmo dirlo, ma si conserva anni, se Si messo in conservano. asciutto, è come la castagna, la farina di castagna che noi conosciamo tanto bene. I miei nonni la farina di castagna tenevano anche 4-5 anni, magari non per uso alimentare, ma per uso più animale, ma era una fonte Una di forte come il energia, formaggio che non certo. scadeva, non aveva scadenza, giusto? Mutava nel tempo e basta. Ma considerando che fa un po' parte di quei triticum, come dire, di quei cereali vestiti, no? Soprattutto se raccolto ancora con le loro glume e tutto, è un cereale sicuramente che io considererei come quegli ingredienti che si definiscono superfood, la lumaca è un superfood, alcuni pesci di acqua dolce sono superfood, anche in questo caso il farro è sicuramente un superfood, anche perché oltre ad avere anche un apporto povero, no, di glutine, quindi avere una grande digeribilità, è forse in assoluto tra uno dei cereali con il più alto contenuto proteico, vitaminico e di sali minerali. Sì, fra le cose appunto ci sono alcune sali minerali, alcune sostanze particolarmente interessanti per l'invecchiamento, aiutano a evitare l'invecchiamento e come Acido antiossidanti. oleico, Fa, de, fa, lo linoleico, facciamo vedere un certissimo. attimo, eccolo qua, ne abbiamo proprio questo qui, l'abbiamo sporzionato, quindi il nostro farro, vedete, in forma asciutta, no? Rifacciamo rivedere il certificato perché è molto importante, farro della Garfagnana, vedete c'è il simbolo del biologico, dell'IGP. Registrato, è molto importante questo. Ci tengo perché purtroppo con questa espansione, con questo grande richiamo che ha tutto il mondo del biologico, comunque del naturale, questo della Garfagnana è un prodotto che fa anche fatica a trovare, nel senso che Molto, bisogna sì. prenotarselo ed è un prodotto assolutamente valido. Tu mi dicevi che usi tantissime tipologie di farro, oltre a questo che abbiamo usato oggi per fare questo piatto che adesso andremo a degustare fra 2 o 3 minuti. Ma uso i tre che commercialmente, diciamo, ci siamo poi portati dalla storia ad oggi, che sono praticamente il farro piccolo, il farro medio e il farro grande, che sarebbe quindi in ordine, abbiamo il monococcum, che è quello piccolo, il dicocum, che è quello medio, Che è quello che usiamo oggi, che forse. useremo oggi, esatto. E il farro spelta, che è il chicco in assoluto più grande, con forse più resa, ma anche difficoltà di reperibilità per una questione proprio anche di. Fa una farina molto bianca lo Fa una spelta. farina molto bianca, ma lo si può lasciare anche integrale, però tendenzialmente tende a Tu essere più chiaro. sei per il perlato o per il vestito ancora? Io per il vestito, per una questione di integralità, ma ci Fibra. sono preparazioni che richiedono il perlato, quindi dipende che cosa, perché uno potrebbe anche usare quell'appellativo che in cucina si utilizza molto. Vado a risottare, no? Quindi se uso delle integralità, le reazioni che possono avere determinati complessi di amido resistente, che adesso voglio entrare nello specifico tecnico, potrebbero avere delle avversità ad uscire, quindi rischierebbero di dare un po' di parti meno emozionali rispetto a una cosa più nuda e bianca. Certo, comunque insomma sono tutte cose che si possono sperimentare. La cosa più Assolutamente. semplice è cuocerlo a vapore e farci delle cose molto semplici con verdure
o con base. Invece qua oggi, di cosa parliamo oggi? Ah, fra le altre cose, fra poco ci raggiungerà un altro chef amico che abbiamo già conosciuto, che è Fulvio, che parlerà di una parte dolce. Noi parliamo della parte salata e qui vedo una cosa incredibile. Abbiamo mare, monti, pianura, faro. Raccontaci questa ricetta perché è Ma meravigliosa. allora, questo piatto di oggi è un piatto poi tecnicamente semplice, che ha voluto rispecchiare un po' quello che. Tecnicamente semplice per te, per noi comuni mortali un po' meno, per i nostri cuochi sicuramente sarà molto interessante. Però sicuramente rispecchia a tutti gli effetti un pochettino anche la stagione. Intanto abbiamo utilizzato dei gamberi rossi. E quando io parlo di gambero rosso del Tirreno, quindi che si affaccia un pochettino sulla nostra costa, parlo soprattutto del gambero rosso che noi conosciamo come aristomorfo fogliato. È un gambero a tutti gli effetti molto comune che si trova tanto qua, tanto in Sicilia. Quindi il gambero rosso di Sicilia lo troviamo anche in Liguria. L'hai messo in frigorifero? L'ho messo in frigorifero. Andiamo a prenderlo. L'aristomorfo foliaceo, quindi aristomorfo foliaceo, è il gambero a tutti gli effetti che noi troviamo tanto in Liguria quanto in Sicilia, cioè si trova ovunque. Perché l'hai messo in frigorifero? Beh, caspita, ho messo in frigorifero perché era un gambero che era stato precedentemente pescato ed abbattuto. L'ho pulito, l'ho unto con un po' di olio, l'ho già fatto Lo facciamo vedere in a camera, cosa tocchetti. dici? Vieni, vieni pure, facciamolo vedere qui. Noi siamo molto artigianali. Certo. Ti vedi là? Eccolo qua, vedi. Opla. Vedete, ha tutte le caratteristiche del famigerato gambero rosso. No, ma è un gambero rosso a tutti gli effetti, solo che invece che venire da posto verso sud arriva dalle coste del Tirreno. E la specie del crostaceo è la stessa, non Senti, cambia hai fatto una assolutamente. piccola marinatura, vedo, giusto? Allora, ieri, quando sono arrivati dal pescatore, sono stati abbattuti immediatamente, quindi poco fa li ho decongelati, li ho puliti e li ho cosparsi mettendoli poi in frigo con un po' di olio. Sull'olio ho giocato con un olio di una varietà che è un olio arola salentina, un pochettino per dare del Non hai corpo. usato un olio di luni, non hai usato uno Non della l'ho usato lunigiana. perché in quel momento non lo avevo. È colpa stata mia, la mia. colpa mia che te lo devo portare. Chiedo venia Esatto. a tutti. Però solamente per andarlo a ungere, Quindi ok? questo gambero che noi abbiamo preso, che tu hai preso appunto nella parte bassa della Liguria, vicino alla nostra zona, lo troviamo tranquillamente nelle coste del Tirreno. Assolutamente E sì. quindi parliamo, noi stiamo parlando di chilometro zero e di impatto zero più possibile, quindi un gambero di alto livello, ma che non c'è bisogno di andare a farlo arrivare da Mazara Sembra del Vallo. una banalità, ma l'aristomorfo foliaceo è il nome scientifico È quello, del gambero, quindi gambero. quello, Quindi ok? faremo il gambero rosso della Garfagnana. Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi, Poi abbiamo dei funghi shiitake, meravigliosi. ok? Quindi Questi sono proprio frutto della produzione di Fulvio, giusto? Che esatto, arriverà. Ok, esatto. li facciamo Quindi vedere, te li faccio vedere io. certo. Eccoli qua. Degli shiitake che si trovano in commercio, aromatici al massimo. Incredibile, hanno questa nota, hanno una particolare caratteristica che oggi può rientrare nel panel delle parole del cuoco umami, molto agliaceo, ed è sicuramente Allora, un noi fungo importante abbiamo nel usato piatto. questo fungo che è autoprodotto, quindi è Certo. un fungo che è stato allevato, è stato coltivato, chiedo scusa. Quindi uno che ha un agriturismo, che ha un bel ristorante, questo fungo se lo può coltivare tutto l'anno Assolutamente. in cantina. Poi abbiamo Questo è un del tocco di Morus classe. nigro, nigrus che è praticamente la mora nera, che è quella che arriva da, possiamo dire, dalla parte occidentale, no? Perché abbiamo poi anche la rubra, che è quella proprio più rossa, e la parte bianca, che è un'altra varietà ancora. Questa è Quindi della pianta del questo qua è del gelso, questa è la gelso. mora di gelso. Guardate, questi nella bassa nostra sono more di gelso. Guardate, Esatto. meravigliose, dolcissime e fragranti anche queste. Queste qua si devono staccare dall'albero quasi da sole, allora hanno le caratteristiche organolettiche Senti Fabio, giuste. ma se fossero more more proprio, cioè. Se fossero more more, avrebbero sicuramente un valore aromatico differente sul gambero. E il lampone, come lo vedi? Anche quello potrebbe starci? Anche quello potrebbe Quindi starci. ragazzi, voi che siete in Garfagnana e Lunigiana, che Anche quello siete potrebbe nell'Alta starci. Val Parma, che siamo nella zona dell'Amapunesco, abbiamo usato il gelso perché noi siamo qua a Parma in questo momento e ci faceva comodo raccoglierlo fresco e andarlo a prendere. Anche per tu sei un trafficone, tutto quello che trovi mangi Tutto, fondamentalmente. Ecco, detto praticamente sì. Potrebbe questo, però la mora potrebbe andare bene come abbinamento, il lampone potrebbe andare benissimo. andare bene, Fate degli bisogna esperimenti, usarlo e provarlo, usarlo e certo. provarlo, perfetto. Quindi, gambero rosso, shiitake, fungo, comunque un fungo. Sì, come un forte che è molto con un bel carattere, questo è Esatto. coltivato, e delle more di gelso. Delle Poi more di gelso. Poi abbiamo
dato che si parla anche, e secondo me non ci si deve mai distaccare da quello che è il concetto della sostenibilità, ok? Qui abbiamo un olio, potremmo quasi dire Un condimento. un estruso, un condimento a base di gambero che è stato ottenuto dalla lavorazione dei carapaci e dell'interiore del gambero rosso, quindi della Quindi noi parte del gambero costa, cosa costa? 50 euro al chilo sto gambero qua. 50 euro al chilo, che se però andiamo a levare la testa e la polpa vuol dire 100 di polpa al netto. Quindi la polpa la usiamo tutta, ma anche il resto non lo buttiamo mica via. Che Anzi. trattamento hai fatto? Io qui vedo una polvere di gambero meravigliosa. Eccezionale. Allora, queste qua sono. Allora, gambero, parte di testa, parte di carapace, parte di testa. Sono state prese essiccate, una molita ed emulsionata con dell'olio, senza l'aggiunta di nient'altro, né sale né niente, e l'altra è stata essiccata e profumata con una piccola parte di mentastro di campo, quindi per dare una nota di freschezza al Per dare la carapace. freschezza verde. Esatto, qui Ragazzi, abbiamo il dado di mare naturale, che è il dado di mare praticamente. naturale, esatto, meraviglioso anche questo, vedete? Che meraviglia. Vi ricordo che noi abbiamo fatto una lezione intera sull'essiccazione. Quindi, noi abbiamo comprato i nostri gamberi, invece di buttarli nel pattume, nell'umido, non abbiamo avuto rifiuti, giusto Fabio? Assolutamente nessun tipo di rifiuto, Abbiamo qui, nessuno. tieni, te lo do subito. Grazie. E tra l'altro. Siamo veramente in una cucina, ragazzi. Siamo nella cucina di Catello, Catello del Sorbo. Siamo al Circolo Sanità di Parma, no? Circolo dipendenti di sanità. Stiamo facendo cose vere, non è finto. Già, non è un set cinematografico, è una cucina vera. E abbiamo visto come non buttare via niente del gambero, perché il gambero, ragazzi, costa, ma soprattutto abbiamo sacrificato una vita e quindi è inutile buttarla via, visto che Assolutamente. dobbiamo onorarlo fino in fondo. Almeno io la vedo così. Io sono. Ci sono altre sottolavorazioni che potremmo andare a fare dai Questo è molto carapaci, dal semplice, è mo bucolo di molto semplice, carapace, però è molto tutto semplice e quel io vi che. assicuro, peccato che non possiamo trasmettere gli aromi, ma è veramente meraviglioso questo aroma. Ci sono altre salse, vedo qua, Allora, altre meravigliose. salse, questi qua sono dei pomodorini gialli in conserva, quindi raccolti nel periodo giusto da dei giardini biologici qua nella zona, e dal quale poi ho fatto un condimento, una salsa, no? Quindi un semplicissimo datterino giallo, Sì. ok? Che però si sposa molto con questi primi caldi e questo connubio tra il gambero che è rosso e ha una nota di dolcezza. Poi abbiamo del basilico, Sì. Beh, ok? Che questo qua lo troviamo su tutta la nostra macchia adesso è il momento. mediterranea. L'abbiamo qua, ce l'abbiamo preso qua fuori nelle coltivazioni di Catello. Abbiamo Quindi ti rubato. farei sentire il profumo, mi sembra di Ah, mangiare che il pesto, ma non c'è meraviglia! una nota di formaggio, eh? Cioè, Sì, è solo basilico. è solo il Basilico e olio. basilico. Poi abbiamo della Ulva Lactuca, che sarebbe la nostra lattuga di mare, che adesso ti faccio sentire, troverai un connubio quasi con lo shiitake, che sarà l'altro nostro insaporitore marino. Meraviglioso, oh, Ok? molto Quindi molto la lattuga di mare, che in questo caso arriva proprio dalle coste tirreniche, viene raccolta dal periodo della primavera fino al periodo di luglio, poi c'è uno stop, potremmo dire quasi di benessere dell'ambiente, e arriviamo di nuovo nel periodo di settembre-ottobre, viene riraccolta e rilavorata. Adesso parliamo di questa qua. piccolissimi quantitativi, si prendono negli scogli e si trovano addirittura quella che Devono, si sta. bisogna prendere in zone di categoria di acqua Certo, certificata, ci sono i certo. raccoglitori, Anche questo anche ha usato l'essiccatore. questo usato l'essiccatore, Che temperature usi? ma questa qua l'ho seccata a 55 gradi. Perfetto. Vi ricordo che le temperature alte rovinano e ci vuole tanta pazienza e tanto tempo, giusto? Esatto. Poi ora abbiamo adesso i mari che si sono ripopolati col periodo della primavera con un po' di microalghe, di atome e quant'altro. Abbiamo le alghe che raccogliamo ricche, piene di fragranze, sapori, vitamine e quant'altro. Ragazzi che siete nella Mabunesco, la Mabunesco arriva a Luni, guardate che vicino Mar Tirreno è meraviglioso insieme alla montagna, stiamo mettendo insieme montagna, storia e Mar Tirreno. Esatto, Quindi esatto. ultima cosa che abbiamo, un Ultima sale. cosa, questo qui è un sale che mi sono trovato a prendere un po' di tempo fa, che è un sale che arriva da Cervia, che è Riserva Camillone, e ieri l'ho passato nel cutter perché la Riserva Camillone, che è un sale integrale, è un pochettino grosso. Grosso. Allora l'ho molito, no, con un cutter per renderlo abbastanza, come dire, palpabile anche Azionato, alla lo fa vedere, bocca. esatto, Vedete che c'è perfetto. questa sfumatura che non è un bianco puro. Il bello tuo, ma anche di Fulvio quando arriverà, è che quando girate, quando viaggiate, raccogliete il territorio. In questo caso abbiamo fatto un approfondimento sulla nostra Mabunesco, quindi Garfagnana, Lunigiana, Alta Val Parma, il Ventasso, Reggio Modena, tutta la nostra zona del Parco Nazionale. E qui c'è tutto, mi sembra. Non Direi di dimentichi, sì, c'è un buon abbiamo burro. un buon burro che si vede già dal colore, perché è un burro, adesso dire proprio di montagna no, ma sicuramente di vacche ben alimentate, per lo scopo proprio
latte Sì, caseario, esatto, è altrimenti un non. chilometro zero, quando avete del burro, che avete la fortuna di trovare questo burro, è un'ottima cosa. Esatto, Andiamo a esatto. fare, cosa dici? Direi di sì, direi Allora, di sì. raccontiamo il tortello. Ah, caspita, la cosa forse, perché poi quello che ne fa da padrone sono anche tutti gli ingredienti. Allora, il tortello è stato fatto con un farro medio, ok? Dove Tu però di praticamente solito usi anche il io farro, anche la spelta, la spelta, tutte e due, tutte e ok. In due. questo caso abbiamo fatto la personalizzazione col Esatto. farro della Garfagnana. E allora, in questo caso all'interno abbiamo messo delle parti di gambero, però sempre recuperate dalla parte della testa. Quindi abbiamo fatto una tostatura, abbiamo fatto un po' un concetto di come se uno dovesse preparare, se parliamo in termini di cuochi, un principio di fumetto, no? Un Però senza fumetto. bagnarlo. Quindi ho Fumetto, sì. tostato le verdure, ho tostato i carapaci, ho sfumato con degli elementi alcolici, come con un po' di cognac, un po' di vino bianco, Colli di Luni, che sicuramente non si sbaglia, e poi sono andato a macinare il preparato. Sono andato ad aggiungerlo a una ricotta fresca, ok? Sì. E ho insaporito questa ricotta, quindi l'ho lasciato molto molto naturale. Ho aggiunto dentro un pochettino di pepe timute, che è una nota un pochettino agrumata, che ha una caratteristica, secondo me, un buon connubio con il crostaceo. Certo. Ok? Quindi l'impasto questo qui, adesso voi li vedete con questa L'impasto è forma molto com perché è complesso, è esatto. pastorizzato. Ok? Perfetto. Pastorizzato perché volevo portare anche il messaggio di facilità e di semplificazione per chi un domani in una cucina dovesse farne mille. C'è un processo che è quello della pastorizzazione, Senti, diciamo, a quanto dura vapore. un tortello così? Allora, se parliamo di temperature, diciamo che io spero poco in una cucina, però se io lo tengo a meno 30 gradi in un frigo può durare qualche mese. Lì poi Pastorizzato, abbattuto, quindi. pastorizzato. Quando parliamo di pastorizzato, vuol dire un tortello o raviolo, che sia anche di erbette, di ortica, di quello che si vuole, deve fare un passaggio almeno a 100 gradi o anche meno, allargando la forbice del tempo. Okay, per raggiungere quel punto di sanificazione che una volta abbattuto in un abbattitore puoi conservare in un freezer. Fantastico. Ok? Quindi, Quindi farro, mi hai detto un paio di allora, segreti, possiamo abbiamo dare qualche messo, segreto? assolutamente, non è un segreto perché secondo me la condivisione è quella che poi allineerà un po' tutti i futuri cuochi. Allora, abbiamo messo un 33% di farina di farro, 66% di una farina con una forza che oscilla tra i 2,50 e i 2,70. Perché questo? Perché il W della farina, quindi la forza, l'elasticità, la proteina della parte del glutine del farro, non che è inesistente, ma Carente. oscilla in base alla tipologia di farro da un 3% fino a un massimo come quello della Garfagnana, che arriva a un picco di un 7,2%. Il glutine che possiamo trovare invece in un grano tenero, perché qua la farina che ho usato è un grano tenero con un 2W50-220, è un glutine che può aggirarsi anche intorno al 10, anche se poi oggi abbiamo È raggiunto usata una farina, diciamo, questo tipo medio perché forte, non sì, troppo perché il forte. grano duro non va d'accordo col farro, che è un grano tenero fondamentalmente. Diciamo che già il farro ha una sua identità aromatica non indifferente, quindi il gusto neutrale del grano tenero sull'equilibrio valorizzava un po' di più il valore del, perché se poi io vado a usare una semola rimacinata o no che sia, potrei, oltre a dare la consistenza che può anche farmi piacere, ho già quella turgidità richiesta dal farro. Esatto, forse lo E snaturiamo se ho un addirittura. grano duro di valore, che potremmo elencarne mille, Lo rischio di andare a, schiaccia, lo asfalta. capisci, potrebbero No, andarmi io un po' capisco, io cerco di a forzare. intuire perché queste qua sono cose molto tecniche, ma sono molto interessanti. Poi ho voluto dare ho fatto un impasto utilizzando delle uova d'oca per dare un elemento più setoso alla pasta, proprio per il semplice fatto che avevamo già un grano con una granulometria, una persistenza in bocca maggiore, quindi la setosità della pasta era molto importante. Dato che la struttura per avere una masticazione doveva essere, cioè, questo è il mio palato, doveva essere il più possibile anche mordente al momento della masticazione, ma cedevole, ho dato un po' di struttura con un polisaccaride del tutto naturale, che è della gomma di xantano, però estratta in Perfetto. maniera naturale da una crucifera, quindi da dei cavolfiori. Questa è un'azienda che fa dei lavori di un certo tipo, Un quindi estratto non di c'è. cavolfiore per fare un discorso di, per Sì, dare un po' la gomma di... di xantano si estrae proprio una reazione che avviene tra glucosio e varie reazioni con questi microrganismi, per la quale si va a estrarre questa sostanza,
che ha la capacità di essere elegante, emulsionante, gelificante e resiste molto bene Allora, alla uno dei temperatura. segreti, ragazzi, ve l'abbiamo detto. Io mi posso dire che siamo di fronte a un concetto di alta cucina? E ne abbiamo messo Posso uno permettermi? 0,5 grammi su etto, Suetto. quindi Possiamo pochissimo. dire che è alta cucina questa o ci gasiamo troppo e dobbiamo tornare con i piedini per Beh, no, terra? no, componiamolo prima, poi Vabbè, ma dopo comunque gli ingredienti sono d'alta gli cucina. ingredienti sono questi qua. Vai. Li E direi che potremmo partire. Allora, intanto, facciamo vedere i tortelli da vicino. assolutamente sì, sono chiusi un po'. Qua potremmo fare il giro nell'Italia, come forma, che li chiama cappellacci, cappelletti, ombelico di Venere, ci sono Ma va diverse tutti forme, ma bene. vanno tutti bene. Ok, non voglio entrare nel Facciamo, vai. dibattito regionale, iniziamo a A cuocerli. La cottura quant'è? la cottura Velocissimo. qua. Allora, abbiamo una pasta che è già stata pastorizzata, quindi l'abbiamo pastorizzata che aveva già una sua umidità pari a un 30%, quindi con quell'umidità e la pastorizzazione a vapore abbiamo già gelificato gli amidi e trasformato tutta la parte degli amidi all'interno. Secondo un'acqua che bolle, i 5 minuti e mezzo sono ideali per dare la giusta cottura. Chiedo, Intanto ci sono domande dal pubblico? Cioè, o non ci segue nessuno o no, tagliamo i funghi. tagliamo i funghi, esatto. Andiamo a fare un pochettino un taglio non troppo fine, per il semplice fatto che poi in padella potrebbero Lavorano. sempre dare la loro. Anche questi cotti Perfetto. pochissimo, vero? Anche questi qua appena spadellati. Questo è l'unico che andrò a cuocere con un filino di olio. Opla. Qua Il abbassiamo. pubblico dice siamo attenti, Siamo attenti. sentiti sotto pressione. Un filino di olio, Che facciamo olio? scaldare. Anche questo qua è olio, mi dicevi? Infatti, te lo farei quasi assaggiare. No, 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 No? aspetta, aspetta che Benissimo. lo assaggio dopo, sento un profumo meraviglioso. Mi dicevi, questo è olio pugliese? Questo qui è un olio Arola Ecco, Salentina. è quello che mi hai regalato. Esatto. È meraviglioso, meraviglioso. Questa qui è una selezione di quest'azienda che lavora benissimo. È un bel corpo, di olio. Bello. Molto. E non sempre Cosa va ne pensi bene. delle frangiture insieme al limone, insieme al basilico, insieme Frangiture o gli aromi messi nell'olio? No, no, frangiture Le contemporanee. frangiture, quelle in Io sono andato ad contemporanea. assaggiare quelle di Copini a Beh, Cibus e le ho trovati eccellenti, eccezionale. Ho eccezionali. già Copini ha una selezione di oli di qualità elevatissima, che io già uso Ecco, da questo anni. basilico abbiamo aggiunto appena di acqua di Appena cottura appena di acqua di cottura della pasta, per per renderlo a temperatura, giusto? renderlo, sì e no, ma più che altro per renderlo un pochettino più fluido. Meraviglioso, ragazzi, io vi dico meraviglioso, Più comincio fluido. eccitante questo. Quindi sì, l'aggiunta degli aromi la trovo anch'io molto al limite della presa in giro, ecco, se posso permettermi. Invece questi con la frangitura. Ecco, Sì, la e poi tra l'altro fai non è. vedere che sta. Girati, Chiedo scusa. ecco. Adesso facciamo una gentile spadellata. Quindi olio pugliese, va benissimo l'olio ligure, va benissimo l'olio di Luni, va benissimo l'olio della Garfagnana, della Lunigiana di Lucca, vanno tutti bene perché è una questione di gusto, secondo me. L'olio di oliva italiano, secondo me, è meraviglioso. Io sono Assolutamente. appassionato di Taggiasco, quindi con le olive taggiasche. È molto leggero quello ligure. Tu che sei ligure, cosa mi dici? Assolutamente sì, dipende sempre dalle zone, perché poi abbiamo chi usa in purezza l'olio ligure, quindi la taggiasca, poi ci sono a volte Io la varietà che taggiasca sono. nell'insalata la trovo meravigliosa. La taggiasca nell'insalata è meravigliosa. Questo olio qua, per esempio, va bene per alcuni adesso condimenti, no? Perché Io il questo te lo cheremo. uso sempre per fare la carne, le Beh, è tagliate la lo sua trovo morte. meraviglioso, come anche i piatti con le verdure. Lo Manteniamo la trovo padella pulita. perfetto. Ok, quindi non abbiamo traccia di nulla di bruciato, quindi questo è già un primo punto di Però partenza tieni la perché stessa padella, anche per una questione di una risparmio questione di. di aromi. Senti, stanno cuocendo tanto i nostri tortelli Sì, o. ci siamo quasi. È una pasta che richiede un pochettino più di Girati cottura. sempre verso di me perché siamo sempre con i nostri mezzi. Ecco che arrivano i nostri gamberi I meravigliosi. nostri gamberi e insieme ai gamberi La andiamo mora di anche gelso. a spadellare qualche mora di gelso. Quindi i funghi prima perché hanno più bisogno. È arrivato anche Fulvio che adesso poi Ecco, microfoniamo. bene. Le more di gelso. Nella speranza che ci rilascino un po' di antociani per colorare un po', saliamo il tutto insieme. Possiamo vedere le padelle? Cosa dici? Certo. Possiamo vedere la.
su, più giù. Opla. Eccole qua, vedete? Guarda, è già bello così da vedere, eh? Meraviglia, meraviglia. Questo lo teniamo in caldo sulla nostra spia pilota, aggiungiamo un fiocco di burro per la pasta. Burro sempre, mai farlo, è vero? Mai? Il Mai farlo cuocere troppo, eh? burro Temperatura. in questo caso ci serve solo per lucidare la pasta, e con un Lucidare pochettino la di pasta, acqua. che meraviglia. Dipende anche poi, Mauro, un po' il gusto che uno vuole dare, perché il burro in cucina si tende a volte a fare anche una preparazione che si chiama burro nocciola, che vuole proprio portare a tostatura le caseine del burro e quindi rilascia poi un colore quasi un po' più ambrato e una nota aromatica proprio di nocciola, la richiama quasi il Gala, per dirla tutta. Allora direi che Meraviglioso, eccoci potremmo andare a siamo. impiattare, perché direi che ci siamo. Posso Bene, mangiare una sposto mora di tutto, gesso? puoi mangiarle tutte, però poi mi assaggio anche l'olio, se no. Sì. Allora, io Attenzione. partirei con il condimento del piatto. Andiamo a mettere come base Questi pomodorini, giusto? dei pomodorini gialli che ne faranno da padrone sul condimento. Andiamo a, cioè, faranno la base tecnicamente. Andiamo a mettere i nostri tortelli, che non devono assolutamente essere arrostiti, no? Ma devono essere. Opla! Eccolo qua. Fotografo, perché è un capolavoro, ragazzi. Allora, io parto considerando che il cliente che arriva al tavolo deve poter mangiare possibilmente una sorta di menù degustazione. Certo. Okay. Se poi uno dice no, io voglio solo un piatto di tortelli, allora Gli si è gliene da di più. facciamo anche 7-8 di piatti di tortelli, non è un problema. Qua abbiamo la mora che ha rilasciato un po' di colore Che al bello. nostro gambero, andiamo ad aggiungere qualche pezzo La di mora non la sfungo. servi, vero? Sì, Ah sì? assolutamente sì, perché è la parte che crea connubio, paradossalmente, tra tutti gli altri ingredienti. Quando poi lo andrai ad assaggiare. Venghi, venghi, dottore. È arrivato anche Fulvio. Lo facciamo assaggiare a lui. Prego, Assolutamente, per forza. Sempre di là, di là. Vedi gli aggiungiamo uomini fortunati nella vita? Ecco, un po' del nostro condimento di gambero. Deve essere sempre una cosa delicata. Qualche goccia di basilico con l'olio, sempre di questo ragazzo qua olivarola non sa impiattare. salentina. Eh? Finiamo con un po' di riserva camaglione integrale, Eh? Solito i funghi, eh? le teste di gambero disidratate Sento shiitake. Che meraviglia! Bassa e cucina, bassa cucina. l'altro connubio finale che associa la nota un po' agliacea dello shiitake è questa vulva, questa lattuga di mare che andremo poi a sbriciolare un pochettino sopra. Quindi la nota sarà, come abbiamo chiamato il piatto, tortelli mare e sottosopra di bosco, perché abbiamo sia il fungo che è sotto che il gesso raccolto. Pensate, ogni tanto questo ragazzo qua, sto ragazzone qua, mi chiama a fare delle lezioni ad Alma e io vedo tutte queste cose qua, poi provo a farle a casa e faccio schifo, cioè faccio delle porcherie umane, le faccio obbligo, bellissimo. Fabio, complimenti, bellissimo, adesso lo facciamo vedere al pubblico. È bellissimo, ragazzi, è veramente bello. Facciamolo vedere. Prego. Muoviti bene perché questo vale la pena farlo vedere veramente bene. Va a fuoco? Aspetta, prova ad allontanarti un po'. Facciamolo girare un attimo, aspetta, ci penso io. Aspetta che lo faccio cadere io senza problemi. Sono bravissimo a farlo cadere. A Prova ad questo avvicinarmi punto, tantissimo, a vedere se va fuori fuoco. Cosa dicono i nostri uomini alla Habana? Beh, ragazzi, io vi assicuro che è meraviglioso. Fulvio, vai là, ti canta, doppio cognome, qua devi assaggiare, porchettina. Noi assaggiamo dalla padella, anzi,
un piatto, che Intanto così ti non io può microfono. mangiare lì assolutamente. Adesso ti microfono. Dove l'ho messo il microfono, che lo devo cercare. Eccolo qua. Se tu pensi che abbiamo impastato acqua e farina di No, farro no, quello va più in in basso. maniera molto... Mettiamo qua. Posso avere che mi vado a finire il piatto? Ok, facciamo così. Sì, per evitare che lo vogliamo. Io così. Vediamo, sarebbe un casino. Vai, provo Grazie qua. mille. Giulio, te l'abbiamo... Mi Si sente bene, sentite? Giulio? Prova a Mi parlare con Giulio. sentite? Mi sentite? Perfetto. Allora, Prova. assaggia. È appena arrivato o muori. È la merenda. Merenda. Ma che bello. Do una mano anch'io, eh. Beh, magari, Se qua. dite che i funghi non sono buoni, è colpa tua. Esatto. Posso? Wow. L'aroma è meraviglioso, il gambero è formidabile e si sente già il farro anche. Senti, vi assicuro che si sente proprio il farro. Meraviglioso, Molto veramente. complesso, molto piacevole. Ma È comandi. È buonissimo. È veramente buonissimo. molto piacere, io me ne ho fatte ancora perché li abbiamo qua per non... È buonissimo. Bravo sto Beh, ragazzo. è giovane, si deve fare le ossa, però. Grande, mi ha aiutato Sto di giovane. insegnare. Sto giovane mio. Abbiamo usato le lezioni dell'altra volta e recuperato alcune cose su come avevamo fatto e guarda, ha fatto le stesse cose, incredibile. Bestiale, non ha fatto stracuocere il microfono, solo olio, ha fatto delle cose incredibili. Robe, sì. Ragazzi, assaggiate. Che belli. Beh, questo chi lo vuole, insomma, inizia. Beh, Non ti avevo ragazzi. ancora guardato, io non sai che Sì. cosa insieme tra un Certo. I ingrediente e miei l'altro. complimenti, porto il mio dito, che tanto che sono 2 secondi di stacco, guarda che ti metti in ordine. Vai. Allora, ricordiamo i nostri due amici, no? Fabio Giacopelli e Fulvio Vainati, che sono, insegnano ad Alma. Io ho dato da Fabio di fare delle lezioni, ho avuto l'onore di avere Fulvio come studente, del corso da ambientale, soprattutto da micologo. Tu sei uno chef micologo, è bestiale questa cosa. E stai usando i funghi in una maniera impressionante, o sbaglio? Dove ovunque si può li usiamo. No, è Ovunque si può, li bello. fa crescere No, anche. no, è bello perché sono estremamente versatili anche, no, con aspetti nutrizionali sottovalutati. Ma guarda, noi in questi giorni partiamo con un corso che è iniziato, che faremo nei prossimi giorni a fine mese, e abbiamo scoperto, devo avvicinarmi perché sono in questi giorni, e devo dire che gli chef non hanno così tutta questa attenzione per i funghi. Come mai? No, è un mondo davvero ancora agli albori, misterioso, tra Io virgolette, me ne mangio un altro. perché i funghi hanno veramente un potenziale incredibile. A me è capitato in scuola, ovviamente, per un corso particolare che si chiama Health and Performance, che c'è in Alma, che studia proprio la parte nutraceutica e quindi un corso che fa formazione per degli chef che vogliono poi andare a lavorare con gli sportivi, nei centri wellness, eccetera. Abbiamo avuto l'opportunità di fare proprio una lezione solo sui fungo, visto come ingrediente proprio per la sua importanza di elementi nutrizionali che ha, che sappiamo, no? Prendere gli integratori fu di funghi adesso è quasi una moda, no? Se andate su internet e ne vedete, no? Di tanti se ne parla, compreso lo shiitake che ha usato Fabio. Va bene l'integratore, ma quanto è più buono mangiarseli.
no? Non integrati. Poi, se uno li deve integrare, ci sono dei modi interessanti anche per metterli all'interno dei piatti. Fabio, ripetiamo la ricetta per i nostri, perché mi hanno scritto, Sì. facciamo un riassunto. Ma ragazzi, è irresistibile questo piatto qua. È veramente, adesso è veramente irresistibile questo piatto. I tecnici confermano. Cioè, i tecnici confermano, ma veramente complimenti, meraviglioso, veramente meraviglioso. Bene, mi fa molto piacere. Allora, Raccontiamolo. impasto, farina di farro, okay? Quindi farina di farro abbiamo usato di Kokkun, quindi un farro medio, in soluzione al 33% su 66 di farina, un mezzo grammo di goma di xantano ricavato da crucifera, giusto per dare un po' di tenacità vista la poca mancanza di glutine, e uova di anatra, di oca. Cottura abbiamo Okay? fatto 3 minuti, 4 Cottura minuti, abbiamo fatto 5 minuti e 5 minuti. mezzo, considerando che prima l'avevamo già pastorizzati, quindi anche entrare nel concetto di dire oggi me ne preparo 1000, me li pastorizzo, me li scotto tutti a vapore e me li posso anche Noi abbattere. abbiamo Okay? fatto una decina di tortelli perfetti, non se ne è rotto uno per questo tipo di tecnica, la pastorizzazione da parte. Esatto, e quelli che rompono non li faccio mai vedere. Certo, Okay. quelli Però, che si rompono non si no, no. fanno mai E lì se vedere. si rompono è perché sono stati pizzicati male, perché una volta pizzicati, passati a vapore, l'amido si gellifica, quindi si devono chiudere per forza. Poi abbiamo usato delle more di gelso, quindi del Morus nigra, che è la pianta del gelso nero, che tra l'altro lascia anche un po' di segno, ma è abbastanza idrosolubile, si lava bene nelle mani. Buono. Abbiamo usato un Buonissimo. fungo shiitake, che gentilmente preso dalle coltivazioni biodinamiche dello chef Fulvio. Abbiamo usato un gambero che abbiamo già visto che è la rhizomorpha foliacea, che è il gambero rosso, tanto in Sicilia, tanto nel Tirreno, tanto in tutto il Mediterraneo. Quindi andiamo alla Spezia, Ok? tanto possiamo trovare tranquillamente il largo Assolutamente, Tirreno e il nostro assolutamente. Pomodorino. famoso. Partiamo dal concetto di gambero rosso di Sicilia, è buono tutto. Beh, allora, abbiamo delle condizioni plantoniche e di mari diversi perché giù si pescano dai 600 fino ai 1000 metri, 700-800 metri di profondità. Quindi abbiamo delle situazioni costiere, vulcaniche, minerali diverse per. C'è da dire che caspita, anche questo qua è molto buono. Okay? Quindi potremmo quasi dire che il gambero, che ha un appellativo, è gambero più che di, è da. Questo fa un po' la distinzione. Poi abbiamo usato more di gelso, dicevo, abbiamo usato il pomodorino giallo. Che arriva qua, ho preso qua onestamente qualche tempo fa dei pomodorini gialli a Podere Steward, dove ho fatto una conserva di pomodoro da terino, l'ho messo da parte e quando serve, che non è ancora proprio stagione, si va ad utilizzare. La lattuga di mare, questa è una di raccolta tra le prime primaverili delle coltivazioni tirreniche, che è quella un pochettino più minerale agliaccia, che ha questa nota quasi, che ha uno sposalizio incondizionato col fungo, Sì. ha una sua nota quasi agliaccia, tartufo, no? Si richiamano. E basta, poi abbiamo usato del sale di cervia e un po' di olio con questa base di basilico. Esatto. Molto simile, cioè molto bello, molto abbinamento. Senti, tutto essiccato. Noi del gambero non abbiamo buttato via nulla. Nulla perché il ripieno è fatto con della ricotta fresca, fresca, misto pecora, misto vacca e all'interno abbiamo fatto, come dicevo prima, in principio siamo partiti come se volessimo fare fumetto di crostacei, insomma, tostiamo le gambe, tostiamo le verdure, naturalmente i carapaci e non la polpa del gambero, se no potremmo avere quello del piatto. E uno l'ho praticamente molito, l'ho praticamente macinato in maniera finissima e una parte la sono andata a essiccare. L'essiccazione è stata sotto i 55 gradi per diverse ore. Un essiccatore molto rudimentale ma ben funzionante. Meraviglioso, meraviglioso. Adesso questo lo mettiamo via. Via. Fulvio. Allora, eccoci qua con la parte non tanto più dolce oggi, però visto che il tema della giornata è il farro e il suo utilizzo, Fabio l'ha fatto vedere un po', no? Ne ha parlato sicuramente prima in termini no, un po' merceologici, come si dice. Pochino, poco, Che va. possiamo anche ripetere con il No, ma va concetto. bene, allora, il farro ce ne sono differenti tipologie, ovviamente, più semplici, meno semplici, ovvero il farro più semplice utilizzato dall'uomo, anche uno dei primi cereali utilizzati, è il farro monococco, chiamato anche Enkir, che è un nome un po' esotico, no? Però io lo trovai tanti anni fa, no? È improbabile. Sì. Sono dei prodotti un po' meno facili da trovare, ma nella nuova, no, magari più wave di questo ritorno un po' ai campi, all'agricoltura, invece magari qualcosina si riesce a trovare. Noi oggi parlo della campagna, eh? Ok.
Il farro monococco è un farro che io spesso utilizzo soprattutto in pasticceria perché il farro è molto comodo, molto facile da usare, per esempio in pasticceria negli impasti dove non vogliamo troppo glutine, perché lui non ne ha di suo, che sia monococco o di cocco, poi ovviamente cambiano e anche da specie a specie cambia anche da molitura a molitura, cambia anche magari la quantità di glutine che un cereale può avere, però generalmente il farro non esprime mai una quantità di glutine come quella del grano tenero o duro. Quindi noi dobbiamo andarlo a usare in impasti dove vogliamo questa parte cerealicola, dolce, profumata, eccetera, che rimane anche in un farro magari che viene abburrattato, cioè che viene raffinato di più. Spesso siamo abituati a parlare dei concetti farina in generale con un po' di superficialità, non dico ignoranza, ma superficialità, no? Spesso quando chiedo anche ai miei studenti o parlo con persone, cioè, ma che farina hai usato? Una doppio zero? Sì, ma che tipo di doppio zero? Perché doppio zero, uno, due, integrale, sono in soldoni dei gradi di quanto la farina è stata setacciata con setacci sempre più fini. Quindi partendo dall'integrale che dovrebbe essere molita al 100%, ma spessissimo invece viene tolto il germe, che è la parte più nutriente perché contenendo grasso tende a rancidire la farina, quindi quella parte viene tolta. Dopodiché andiamo, no, con dei setacci sempre più fini, prima setacciatura arriviamo alla tipo 2, poi la tipo 1, poi la 0, la doppio 0. Nel farro tutte queste cose magari non ci sono, è più facile trovare delle integrali oppure delle Integrali sì, oppure comunque dove una parte magari di crusca, assemblate, eccetera. assemblate, sono farine Sì, assemblate. perché spesso viene tolta la parte cruscacea che poi ha tanti veli, e anche lì che veli, che parte di crusca viene rimessa dentro, non si sa. Soprattutto i veli più esterni dei cerealicoli contengono delle parti amari, amaricanti, e infatti ogni tanto, no, se si assaggiano delle farine integrali, soprattutto vecchie, c'è Vero. quella parte amara. Ma non, io penso che, chinati perché sono senza microfono, io penso che questo sapere non è solo per... Io ti ho fatto assaggiare la farina di castagne che facciamo appunto al Borgo Taro, Mamma mia, che buona. e però stiamo lì a vedere la molitura di notte, facciamo i turni per evitare che venga contaminata, perché è importantissimo. Certo, è importante la provenienza, è importante la tipologia ed è importante anche il modo con cui ci andiamo ad Io ho approcciare. sotto questo piatto qua che mi sta facendo Eh impazzire. beh, direi. C'è una roba che bisogna, devo È spostarlo, quel se no lo fungo lì mangio che. tutto. Se no lo mangio. Allora. Comunque, dicevo, per la parte, diciamo, per ridurre un po' l'osso, la parte della farina di farro spesso la uso in pasticceria, in impasti semplici. Va benissimo per una frolla, va benissimo magari per un pan di Spagna, per delle torte dove non vogliamo troppa maglia glutinica, ma vogliamo questa bella parte profumata del cereale. Oggi invece ho voluto giocare un Senti, po'. mia nonna mi faceva dei biscotti rustici, può Sì? essere, con burro, uova e farro. Assolutamente. No, il farro, ripeto, per quelle ricette lì è ideale, sempre. Quindi basta magari a seconda della farina, mettiamo che abbiamo una ricetta di frolla, qualsivoglia, andando a sostituire una farina, magari una doppio zero, con una farina magari semi-integrale di farro, dobbiamo andare ad aumentare sicuramente la parte di liquidi, quindi se abbiamo le uova o il latte all'interno, perché ovviamente l'assorbimento sarà maggiore, soprattutto della parte della crusca. Ma al netto di quello, uno si fa una provetta, se la sistema e i biscotti verranno probabilmente ancora sicuramente più golosi, più intensi a Certo. livello di profumo, di colore, eccetera. In effetti l'aroma del farro è meraviglioso. Sì, perché è una farina che è davvero è gustosissima proprio a livello di percezioni. Oggi invece ho cercato di Vai. portare il concetto del farro, anch'io su una parte un po' meno ad uso solo della pasticceria, ma un po' più mista, portando qualcosa di panificato. Mi piace sempre molto giocare con la parte dei panificati e questa volta, ovviamente adesso per tempi ho dovuto portare qualcosa di pronto e ho fatto questa qua che sembra una pallidissima Il cuscino, focaccia, bellissimo. ma estremamente soffice. La facciamo vedere il Magari, concetto per vedere la sofficità. magari ne taglio anche un po' perché sempre no, è l'alveolo che conta
Qua non è tanto la dimensione degli alveoli, ma vedete che la vado a schiacciare, lei ritorna in forma, che vuol dire che è molto soffice, ma non vi aspettate, non ci sarà una grande elasticità, non ci sarà un grande morso, perché questo è quello che viene chiamato comunemente impasto di pizza al padellino. Ok, il padellino sarebbe nient'altro di una piccola teglia, in questo caso una teglia in alluminio sottile, ma potrebbe essere una teglia un po' più anche grande, di solito di un diametro di circa 20 centimetri. Allora, questo solo per far vedere l'interno. Che tipo di impasto è questo? Allora, intanto questo qua è un impasto misto, dove abbiamo, vi do la ricetta così almeno non dite che ci sono segreti, e vedete che ritorna facilmente. Allora, è un impasto misto fatto con della farina di farro, però in questo caso raffinata, quindi non è un integrale. Qua abbiamo il 60% di farina di farro e il 40% di farina debole di grano tenero. In Ok. questo caso ho fatto un misto, ma nulla vieta di potersi spingere anche a fare una farina di farro in purezza. Però in questo caso, ripeto, bisogna fare un pochino di prove. Quindi abbiamo 1 chilo di misto fra queste farine, quindi diciamo 600 grammi di farina di farro, 400 grammi di farina invece di grano tenero. Poi 600 grammi di acqua, 8 grammi di lievito di birra, 25 grammi di sale e una ventina di grammi di olio extravergine d'oliva. Ok, quindi questa qua praticamente è una sorta di pizza o impasto di base che io, perché la vedete così bianca, così pallida, ma perfettamente cotta? Perché è stata cotta al vapore, in forno a vapore, ma potrei farlo anche in una vaporiera. Questa Quanto tempo? circa una ventina di minuti a 100 gradi a vapore. Per essere sicuro di aver cotto bene l'impasto, sono andato con un termometro a misurarlo all'interno, perché non vedendo colorazioni, eccetera, bisogna essere un po' certi della cosa, e sono andato a misurare, ero dentro a 95 al cuore, che vuol dire che abbiamo cotto perfettamente l'amido. Vorrei far notare che mentre lui parla, il collega, senza dire nulla, è partito Vabbè, ma a perché? fare attività. Perché Fabio è bravissimo, quindi. E poi è così, no? Quando uno in cucina cerca sempre di fare. Ora, perché sono andato a cuocere al vapore e non l'ho cotta banalmente in forno, tranquillamente, eccetera? Perché andandola a cuocere al vapore, questa modalità, questa tipologia di pizza mi permette di andare a fare tanti tipi di finiture differenti. Ok? Cosa vuol dire? Che io l'ho cotta al vapore, quindi ho il mio impasto cotto al vapore, ma dopodiché io posso andarla a rigenerare in n modi. Quindi cotta al vapore perfettamente, io la posso congelare, mettermela da parte e poi andare a rigenerare, ripeto, in maniera differente. Sono andato a chiudere la porta perché stanno guardando il Giro d'Italia. Qua siamo al Circolo Sanità di Parma, quindi per l'amor di Dio è tutto in diretta ed è tutto vero. Cioè. Anche il Giro d'Italia? Sì, anche il Giro d'Italia, siamo in Il Giro d'Italia. diretta con gli altri 4 Giro d'Italia, noi lavoriamo, Esatto. ragazzi, pazienza, ci vuole. Quindi, ripeto, questo può essere un modo molto utile di andare in cottura. Fra l'altro, perché mi viene comodo andarla a cuocere al vapore? Perché la tecnica del vapore ci permette di sviluppare delle altezze, delle alvolature maggiori e delle sofficità maggiori. Cosa molto utile nel momento in cui andiamo a usare delle farine un po' pesanti o farine che hanno una maglia glutinica leggermente Ci sono inferiore, domande? leggermente meno. Sì, poi le ricette le mandiamo, eh. Sì. Allora, quindi, ripeto, una volta che l'abbiamo cotta al vapore, ce l'andiamo, possiamo congelarla e quando ci servirà, cosa posso fare? La vogliamo, questa diventa croccantissima. La vogliamo croccante? Bene, forno ad alta temperatura a 250 gradi, la butto dentro 3-5 minuti ed è pronta. Perfettamente croccante, come se fosse stata cotta in forno direttamente. Oppure, come ho voluto farla oggi,
sono andato a friggerla. Che Quindi, meraviglia, il fritto. questa per renderla così bella croccante, non so se si sentirà abbastanza. Sono andato a passarla, quella stessa che avete visto cotta a vapore. Ho fatto una pastella e sono andato a passarla anche in delle briciole di lo stesso impasto, magari raffermo che avanza, del pane raffermo, in modo tale da enfatizzare ancora di più questa parte croccante. Una volta che è così rigenerata, l'ho È cotta da congelata? cotta, in questo caso fritta, il secondo passaggio pastellato da congelata. Non è un obbligo, non è obbligatorio, però da congelata sicuramente non dobbiamo nemmeno far nulla. Anche l'altra, io non devo neanche scongelarla per rigenerarla in forno caldo. Come vi dicevo, la prendo dal mio congelatore e la vado a mettere direttamente in forno, fino a che non vedrò una bella doratura. Stiamo parlando di un 70% di farro, vero? Esatto, qua abbiamo 60% di farro, ma ripeto, si può spuntare ad arrivare oltre. Dipende un po' dalle farine. Adesso mi servirebbe un coltello a sega, chiedo a te, Mauro, per favore. Che ho trovato era quello lì. È Però, guarda, questo qua va bene. Ok. A lusso. posto, quindi, come si fa nella miglior tradizione della pizza al padellino, che è una pizza che viene servita a tranci, io vado a prepararmi già i miei tranci, che sono poi le porzioni. Servono dei piatti per incantare. Sì, in questo caso ne farò metà in una versione salata e poi l'altra metà in una versione dolce. Perché? Perché la pizza fritta, soprattutto, no? In Campania e Pizza fritta. in generale, no? Nel mondo della Certo. pizzeria, a me capita anche di fare formazione a quei corsi di pizzaioli e avere a che fare anche con loro. Quindi l'idea è quella di andare a declinare la stessa tipologia di impasto in due mondi, dolce e salato. Quindi, da una parte, io una volta che mi sono fatto le porzioni, ripeto, sono tranquillo. Da una parte, qua ho dello squacquerone di Romagna, tanto per rimanere in tema, diciamo, regionale. E vado a fare che cosa? Un piccolo puntone di squacquerone, e poi del prosciutto crudo di Parma. Ovviamente, ripeto, mi piace darvi l'idea perché ovviamente qua, no, pubblico magari viene da diverse parti e può fare sua la ricetta in vario modo, ma come la tradizione italiana c'è sempre magari un formaggio più o meno morbido, più o Come meno il crudo di delicato. Parma, dell'Alta Val Parma. Può essere della ricotta, può essere, perché no? No? E manteniamo il nostro tema e un affettato, ma perché no? Un vegetale, qualcosa, e andiamo a fare la nostra piccola versione salata. Quindi, come ripeto, Meraviglioso. al trancio. Poi il bello di un impasto così, quando lo assaggerete, lo capirete, è il fatto, no, di avere questo bell'impasto morbido ma anche croccante per la sua parte, no? Dove si rispetta e si fa vedere anche la sofficità dell'impasto. Infatti sta cosa valorizza tantissimo il lavoro perché tanto di pregio il crudo non schiacciato in un pane, tanto bello la vista di un impasto così come dicevi. Esatto, e poi anche qua abbiamo, no, la possibilità di vedere la farcitura fuori e non Fabio, dentro. proprio approfitto del tuo microfono, ogni tanto si vedono dei panini schiacciati con un prosciutto perfetto, distrutto, trasformato perché diventa una suola di multistrato di Esatto, prosciutto, sì. terribile. Questo invece si sente con un aroma meraviglioso E di rovini prosciutto. anche il pane perché dietro c'è Esatto. un non poco
Dall'altra parte, invece, per fare la mia versione, diciamo, la nostra versione dolce, sono andato a lavorare con della frutta e delle cose che troviamo adesso bene in stagione, che sono, ho fatto una versione con le fragole e una crema ai limoni. Ok? Ovviamente col fritto ci sta bene perché andiamo un po' a sgrassare, tra virgolette. Poi nella crema di grasso ce n'è, però diciamo a sgrassare gustativamente, quindi andiamo a bilanciare la parte grassa con una parte acidula, che sarà data un po' dalla frutta. Allora, prima di andare a mettere la mia crema, che se no vado a tagliarmi le fragole, va bene? Vado a tagliarmi le fragole, cercando di anche qua. Per la frutta consiglio è quello di non andare a rovinare poi con i tagli troppo la frutta. Onestamente, no, faccio l'esempio del famoso taglio Macedonia, che si attaglia alla Macedonia, che andava negli anni 80, 70, 80, 90, dove avevamo le Macedonie di frutta tutte cubettate, tutte precise, dove poi purtroppo alcune tipologie di frutta vanno un po' a soffrire, no? Perché magari una mela mantiene una sua croccantezza, mentre una fragola è distrutta. Quindi cerchiamo di andare, o meglio, nell'idea è quella di. Io sentivo solo l'ananas, quelle cose lì. Sentivo l'ananas e la mela, Io il resto speravo insomma tanto nel maraschino, perché che quello di solito c'era. Ok, fluttuasse il resto. mi preparo per ogni mio spicchietto una quantità corretta di frutta. 3, 6, 9 e ne facciamo un altro Stiamo parlando piccolo di ingredienti taglio. che troviamo nella nostra Mab UNESCO, ragazzi. La fragola la troviamo, come abbiamo detto prima, la mora di gesso più che Ma no, mora, ma però anche la mora. assolutamente. Poi qua è una declinazione. L'importante è quello che cerchiamo di ripetere sempre, un caposaldo quasi totalmente inamovibile della cucina dovrebbe essere la stagionalità. La stagionalità è sempre molto variabile. Se si parla di biosfera e di voler fare un concetto microterritoriale, dovete parlare di microstagionalità, perché anche qua non è detto che quello che ho in città sia poi la stessa roba che troviamo, no, quando Ma è il suo bello, andiamo, direi che è il suo bello di che andare assolutamente all'agriturismo sì. in Lunigiana, in Garfagnana, andata a Val Parmo, nell'Appennino Bodenese, Appennino Reggiano, e trovare una cosa del territorio molto forte. Cosa dici, C'è Fabio? assolutamente, guarda, ti dico quella mora di gesso, tra l'altro era proprio lì libera in questa collina, ma anche abbastanza grande, perché era sui 10 metri di altezza, quindi forse anche fortificata, quindi ha resistito parecchio, però è così. Allora, io qua vado a fare con la mia bella crema. Questa è una crema al limone. Come vedete, stiamo usando degli strumenti alla portata di tutti, anche per qualsiasi persona che voglia ripetere, anche in un ambiente rustico, una bella Sì. trattoria di campagna. L'idea è quella di dare delle chiavi, come ad esempio proprio il giocare con questo impasto che sia utile, versatile e quant'altro. L'unica roba che mi mancherebbe, che mi sono scordato, mannaggia me, sarebbe un po' di zucchero a velo, che non so se troviamo qua in cucina, Io non mi fermerò qua perché sono molto calata. Guarda se no ne faremo a meno e. tu, siamo ospiti. Prossima volta ve lo ricorderò. Qua perché lo zucchero a velo diventa essenziale? Perché l'impasto, ripeto, è sapido, salato, non è così dolce. Perciò sarebbe stato meglio avere un po' di zucchero a velo, ovviamente ci dà. Non che la crema non sia sufficiente a dare della dolcezza, però, insomma, giustamente un pochino di zucchero in più qua ci va. Ho del sale dolce di Cervia. È dolce, ma mi sa Non è che così tanto. esatto. Allora, Guardate come siamo onesti. Potevamo far finta che fosse sale, il zucchero stava sale. io Esatto. vado a mettere allora con le parature, perché alle volte anche la fragola, no, mi capita di fare delle parature. Cosa faccio? Sono andato a frullare la fragola con una piccola quantità di zucchero, un goccio di succo di limone, e l'ho addensata con un amido modificato. Cos'è la Cos'è? paratura?
Sono, diciamo, quello che in teoria diremmo scarti, no? Magari una fragola anche quando è diventata un po' troppo morbida e non riusciamo più a tagliarla e renderla così graziosa. Ma forse un po' più avanti del morbido. Esatto. Si taglia una metà, si Oppure alle tira. volte vengono, no, voglio fare un taglio preciso di una fragola e allora mi avanza un pezzettino. Io con queste parti non di scarto, ma diciamo d'avanzo, meno nobili, meno belle magari da mettere sopra. Le ho frullate, ripeto, con una piccola quantità di zucchero e succo di limone per gusto e sono andate ad aggiungere un amido modificato. Sembra una roba strana, è amido precotto che poi viene asciugato. Quindi io frullando, aggiungendone circa 7-8 grammi ogni 100 di polpa di frutta, riesco a ottenere un gel che riesco a usare con il sac à poche. Vado a fare qualche piccolo spuntone di questo gel, che poi è come se fosse una confettura, però cruda in questo caso, che non ho cotto, e vado poi a ultimare con due cosine, giusto per dare un minimo di piacevolezza ancora in più. Questa è della buccia di limone passata, cotta nello sciroppo. Ha Quella. detto la signora che è stata una maga. Prego. Grazie mille. Intanto vedete in fondo l'Elisa che è una dei titolari. Salutiamo Elisa. Vado a mettere queste buccette di limone che sono state cotte in acqua e Perfetto, perché abbiamo zucchero. trovato lo zucchero. Perfetto. Io direi In quel che. che c'è non manca nulla. Esatto. Bello. Così abbiamo anche lo zucchero per poi ultimare. Vado a mettere i miei pezzettini, ripeto, di limone. E per richiamare anche qua un po' la pizza, un po' la nota fresca dei piatti, un pochino di erba Luigia o cedrina o verbena. Ok, è una verbenacea, è un'erba che viene usata spessissimo per fare liquori e ha un profumo fresco di limone, un po' come la melissa, ma questa è a mio avviso. A me piace di più nel senso che è un po' più delicata rispetto alla nostra buonissima comunque melissa. Poi, perché no, si possono usare anche delle altre erbe. Magari questa versione adesso cambia la frutta di stagione? Fra un po' avete le albicocche? Avete i Ah, perché al lamponi? momento Allora ci non può andare un'altra erba aromatica. Magari con le albicocche ci sta bene, perché no, il basilico. Come un po' sulla pizza, magari un abbinamento che sembra molto estroso, ma realmente ci sta benone. E quindi vado a mettere qualche fogliolina per dare freschezza. E poi con un bel setaccino, grazie mille Fabio, che è stato piacere. fantastico. Con i miei bei spicchi di pizza dolce. Andiamo a finirli con lo zucchero a velo. Fulvio, dillo che se non c'è lo zucchero a velo ci rimanevi male. Dillo la Beh, verità. allora, questo è proprio la Secondo me lo chicca. voleva proprio impalpabile di quelli idrorepellenti. E così è anche un po' più carino perché sennò la pasticceria Bellissimo. non gode mai della sua bella luce. Ragazzi. E anche qua, come vedete, Non ha. molto molto semplice. Quindi l'idea di fare, ripeto, una classica con lo stesso impasto, fare due prodotti completamente diversi. Tanto ragazzi, avvicinati a Fulvio. Tanto vi ringrazio perché la cosa più interessante di queste ricette che ho fatto oggi è la passione e l'armonia che avete comunicato, cioè il piacere della cucina. Io trovo esagerato, cioè, in alcune comunicazioni, in alcune affermazioni, l'esagerazione. Secondo me, fare cucina è anche essere rilassati.
studiare, approfondire, copiare. È arrivato anche Catello. Come? Sono bianca e rossa. La Tucson bianca, Sì. sì, è la sua. L'EcoSport. Già. No, Le macchine abbiamo... ho solo una macchina gatto in parcheggio comunque. Grazie. Vieni, fratello. Allora, dicevo, quindi il piacere, piacere, vedete che sono stressato, no? Il piacere di fare cucina italiana, di andare a riscoprire questi prodotti sul territorio e di cercare di trovare questi abbinamenti. Quanto può costare un piatto tipo questo? Questo siamo sul costo molto basso perché alla fine è una fetta di un impasto di pizza. Quanto vi può costare un impasto della pizza? Poi ovviamente abbiamo una crema al limone, abbiamo le fragole, però qua siamo con un food cost rispetto a quello che ci abbiamo messo su, bisognerebbe calcolarlo bene, ma veramente basso. Quindi a quanto si può vendere una porzione tipo questa in un rifugio? Questa? Sì. Serenamente 5, 6, 7 euro. Da 5 euro a salire. Sì. Quindi anche il messaggio della sostenibilità economica. Qui Esatto. c'è un valore aggiunto importante. Sì. Noi parliamo di sostenibilità sistemica per i prodotti, per il chilometro zero, per l'energia che è stata utilizzata per cuocere pochissimo, però abbiamo anche un valore. Il tuo piatto di tuoi Un tortelli? gambero di taglia MOL a persona perché la polpa è una per una porzione e mezza. E le teste che comunque ne fanno da padrone sul capo torace del crostaceo sono quelle che sono andate nel ripieno con la ricotta, quindi anche lì è basso, però un piatto che sicuramente 15 euro. dai 12 ai 15 euro, considerando che, come diceva anche prima Fulvio, devono essere versatili gli ingredienti. Oggi c'è l'alga, domani mettiamo un'erba raccolta, domani c'è l'erba cipollina o c'è della rucchetta selvatica. Voi girate il mondo per fare cucina, no? Beh, tu sei in Cina, ci sei andato, ci dovevi andare adesso in Giappone, Cina, paesi girate. Ma questo prodotto a Milano, a Dubai, non lo trovate solo a chilometro zero in Garfagnana. Quindi si può fare anche dell'alta cucina, cosa dite? Soprattutto per gli ingredienti, anzi, spesso in alcuni ristoranti meravigliosi, blasonati, dove la tecnica la fa da padrone, alle volte c'è una materia prima un po' più sterile, mentre in alcuni contesti di cucina un po' più semplice, dove magari manca un po' di tecnica, c'è tanta passione, ma magari manca un po' di tecnica per esaltare quei prodotti, si trovano dei prodotti eccezionali, una materia prima che alle volte in alcuni ristoranti gourmet, stellati, eccetera, alle volte ci si sogna. Io ho visto questa erba Luigia alla bottura, vedo un impiantamento alla bottura vedi, con le tre foglioline perfette, però questa magari uno se la coltiva di fianco a casa, cosa dite? Vabbè, Fulvio sicuro, è più facile trovarlo in un bosco a raccogliere qualcosa di mistico e strano piuttosto che coltivarselo. Comunque, Mauro, una cosa che ora osservavo dalla telecamera, il faro da crudo a cotto, no? E la prova che ho fatto in questi periodi, in questi anni e quant'altro, ancora qualche giorno fa ho proprio preso il faro della Garfagnana e l'ho cotto in una pentola a pressione a 2 bar a 2 atmosfere, no? Quindi il valore che è fuoriuscito nella cottura di un farro vestito, quindi ancora integrale, e poi mangiato, cotto in pentola a pressione, questo è proprio un là che voglio condividere con i colleghi e con i cuochi. È di valore aromatico ancora maggiore, perché se poi conosciamo quanta acqua realmente serve a un cereale per essere cotto, tanto può essere un riso integrale, tanto può essere un farro, tanto può essere un legume, e tutto quello che poi noi andiamo a cuocere va ancora ad essere ad amplificare in una piccola pressione il gusto e la forma, perché non c'è uno sballottamento durante la fase di ebollizione, uno slavaggio Certo. dei gusti. A te lo viene ad assaggiare qualcosa? Si mette a lavorare. Qui lavorano, più mica come noi. Beh, Siamo già certo. della flanella, cosa dite ragazzi? Ah, altri consigli per il farro? Per altri piatti? Io ad esempio lo faccio sempre fuori soffretto, no? Scusate il bisticcio di parole, però con un po' di vegetali, pomodorini, verdure fresche, spadellato, con un po' di pesce crudo, a me piace molto. Assolutamente. È uno dei classicissimi modi per andare a fare proprio il farro, no? Utilizzarlo perché spesso si presta molto bene per la sua fase aromatica e la sua masticazione importante proprio Certo. per questo tipo di ricette. Soprattutto è difficile, no?
o impossibile mantecare un farro se è integrale, Si fa questa perché sorta di risottatura, ma... no, abbiamo una domanda alla critica, no? Che ci dicono perché violentare il farro con zuccheri o grassi? Perché è troppo Giusto? magro per essere mangiato così, no? Giusto? Troppo sano, gli ingredienti sani a Guarda, volte vanno con... allora, realmente poi per alcune cose di sicuro fare friggere un grano, eccetera, non è una violenza, a mio avviso, anzi, è alle volte un giusto ingentilimento. Poi, magari per una ricetta si può andare un integralista e vogliamo essere puri, facciamo una zuppa, facciamo un riso, una cottura fredda, un'insalata di farro e andiamo a esaltarne alcune caratteristiche, e invece quando andiamo a utilizzarlo, che questa è una tecnica classica e non siamo neanche andati magari a toccarla, non tanto perché non sia ottima, ma perché invece diamo un po' per scontato che il nostro pubblico, se usa il farro e viene da certi luoghi, già lo sappia usare, lo Ecco, mi utilizzi hai così. tolto le parole di bocca, nel senso che noi abbiamo cercato anche di dare dei messaggi. È chiaro che cuocere in pentapressione oppure fare qualcosa di ricetta classica, fare un corso e presentare un corso con un elemento così basic, mi sembra un po' una presa in giro, ecco. Però, guarda, mi viene in mente, come dicevo prima, Plauto, che lui faceva questa pulse unica, che era una minestra di farro e legumi, molto al naturale. Però più che una violenza, direi, come dicevi te, un ingentilimento, ma anche una ricettazione, perché se io penso a un riso, che forse è anche più digeribile per la mancanza di glutine, di qualsiasi triticum, comunque lo andiamo sempre a fare con... burro parmigiano, osso buchi, e quindi si va sempre ad aggiungere, no, qualche cosa. Caspita, altri piatti che vedono lo sposalizio importante col farro sono quei relevé di importanza anche di cucina classica, che vogliono vedere nel mondo un po' selvatico di penna o di pelo, quindi dalla selvaggina come un cinghiale o un fagiano, un cereale, perché riveste e avvicina di più l'animale selvatico allo stesso grano antico, no? Come diceva prima Puglio, d'Alenchir e quant'altro, sicuramente si va indietro, e quindi il gusto va a fasciarsi bene con quella che è la naturalezza di una carne selvatica, no? Piuttosto che un manzo o un maiale Ma no, allevato. certo, poi anche la fase grassa o dolce, secondo me, anche bisogna immaginare le cose con il giusto modo. Dobbiamo anche andare incontro, non a prendere dalla tradizione, ma cercare di andare anche incontro a una clientela che vuole delle cose interessanti, buone, Ascoltate. golose, eccetera. Vediamo un po' più là perché non ci si vede. Non ci si vede. Non so Esatto. se è diversa la visuale, ma abbiamo parlato senza testa. Si vede adesso? Okay. Allora, è arrivato il catalogo di Capelli non assorbo. si vedeva. Già che parlo sul microfono, abbiamo solo due microfoni. Siamo padrone di casa, catalogo di assorbo. Senti, la vuoi assaggiare? Questa può essere del dolce o salato? Sono un amante di salato. Allora ti possiamo assaggiare Allora è questo? salato. Assaggia. E dacci, tu quanto ne sai di dedicati? Poco. Poco, dai. Poco, Quanto qualcosa. ci siamo, Fabio? Sentire la masticazione, se è scrocchiarella. Sì, consideriamo che non è stata neanche fritta, è stata fritta un po' di tempo fa, però In giornata? sì, fritta prima. Allora, sicuramente rispetto alla classica focaccia, abbastanza più forte, Dice una colina. molto piacevole, però come la stracciatella, diciamo che la stessa prova, secondo me, si potrebbe fare. Assolutamente. Ma infatti il Come concetto di quello dicevi che ho prima, portato. magari un po' più lunga rispetto alle classiche cotture Ma standard. infatti il concetto che avevo portato, ma tu non c'eri, è il fatto di cuocere una pizza padellino a Ok. vapore. A vapore e poi rigenerarla da gelo. Questa non è rigenerata, ma avere un unico impasto da poi rigenerare in più modi, compresa la frittura. Chiamiamo le dita per assaggiare la Sparisce ravioli. l'impasto col prosciutto, è di un Sì. Perché equilibrio è molto altrimenti. soffice. Buonissimo. Vieni ad assaggiare con le dolci, se no tutto che rimane Però non qualcuno sembra del neanche bistecco. fritta. No, voglio le dita, guarda che dentro che
Io per assaggiare l'angre. Facciamo l'assaggiare che abbiamo rubato il parcheggio nella speranza che non abbia rigato la macchina. Io il parcheggio l'ho rubato con me. Non ho alcuna capacità descrittiva degli alimenti, ma posso dirmi se è Sono i buono. giudizi più veritieri. Esatto, quello che vogliamo sapere. Perché poi se no i cuochi sono sempre A cercare di un tecnici, fesso, esatto, sì. è sempre così. Ah, io mangio tutto. Mangiamo tutto noi. Invite, scusate ragazzi. Se mi Ah, chiamate mangio Bartolini. tutto. No, non mi torno a sedere. Sono meraviglioso. Scusami, dove l'altro? Secondo te è lo rosso? Bene, io ripeto, spero comunque al netto che poi le critiche o comunque i punti di vista sono sempre interessanti, no? Anche la domanda di prima del fatto di dire no, magari andare un po' a maltrattare. Le cose vanno sempre provate, interpretate, guardate e poi uno, una volta che ha provato anche qualcosa di diverso, se invece la via non lo convince, vuole una cosa più classica. Deve andare avanti per la sua strada. Grande equilibrio, Grande grande equilibrio, il dolce mi fa impazzire. Ti dico facilità, la verità, il salato complimenti. normale, ma il dolce lo trovo di una bontà assoluta. Però questo sta il dolce. No. Sto puntando quella pallina di gel di fragola da un po' perché è lì Se c'è nell'assoditario. abbastanza crema sopra, secondo me è un modo interessante, ripeto, ed utile di portare la pizza. Non è una rivoluzione, ma è, ripeto, portare un concetto un po' innovativo, sicuramente poco visto, del vapore e poi del Cosa rigenero dici del dolce che in te? vari modi. Una variazione di dessert di fine servizio, eh? Invece che finire col classico dolce, faccia Tu che sei bravo padellino. negli evitati, nella cucina, tu sei farlo, 60% farlo. Profumo. Oh. Incredibile. Sono bravi questi ragazzi, cosa dici che bello? Direi proprio di sì. Allora, se non ci sono domande, noi ci avviamo verso la fine. Ti devo avvicinare con il microfono. Se non ci sono altre domande, noi chiudiamo qui, riassumendo un attimo cosa abbiamo fatto in questo mese e mezzo. Abbiamo cercato di... anzi, sai cosa faccio? Ti rubo... Sì, vai pure, ma Faccio... aspetta che passo tutto. Perfetto. Allora, cosa abbiamo fatto in questo mese e mezzo? Tanto ringrazio, mi metto in una posizione che mi si vede. Allora, cosa abbiamo fatto in questo mese e mezzo? In questo mese e mezzo abbiamo cercato di far capire gli ingredienti a chilometro zero. Abbiamo parlato di funghi, abbiamo fatto delle cose belle con i prugnoli la volta scorsa, sempre ospiti qui del Circolo Sanità, Fra Sanità di Bari. Cattello, ti ringrazio Cattello perché per te è una rottura di scatole perché qua sono arrivati i diamanti del ciclismo, c'erano i parcheggi, abbiamo riempito il locale, ci stiamo riempiendo la cucina, hai un compleanno, cos'altro c'è? Stasera abbiamo pieno la sala stasera, quindi Beh, vuol dire che la pizza sono è felice che voi finite così comincio a preparare. quante persone hai di solito? 200-300? Stasera pochi, 170. Pochi, 170. E quindi fa parte della nostra rete di Forma Futuro, fa parte della rete del Parco Nazionale, dei parchi della MAB UNESCO, di questo progetto che aiuta la ristorazione. Parlando di sostenibilità di chilometro zero, abbiamo parlato di funghi, abbiamo parlato di prugnole, abbiamo parlato di morchelle, abbiamo parlato di funghi secchi, ci siamo divertiti con dei funghi particolari, con Fulvio e con c'era Lorenzo Manfrini. Poi addirittura Lorenzo Manfrini ha fatto la canditura dei prugnoli, siamo riusciti a fare cose folli. Poi oggi la seconda parte con un prodotto del territorio, il faro della Garfagnana. Poi abbiamo parlato di acqua, di come si usa l'acqua pubblica anche in tavola e con l'aspetto di normativa. Abbiamo parlato di, non chiamatemi doggy bag, cioè a un certo punto ci siamo messi a parlare di come fare legalmente a portare a casa quello che avanza in tavola in maniera Certo. corretta e per ridurre i rifiuti, per essere sostenibili e realmente sostenibili. Poi di cos'altro abbiamo parlato? Abbiamo parlato di tecniche, quindi abbiamo parlato di vasocotture, sottovuoto, essiccazione, cioè tutto quello che costa poca energia e consente di conservare a lungo.
Io direi che un certo excursus l'abbiamo fatto in questi 6 appuntamenti. Speriamo di essere stati utili. Andremo a caricare tutte queste informazioni su una piattaforma. Ringrazio Fulvio, ringrazio Fabio, perché per me è sempre un piacere con voi lavorare con voi, perché lavorare, insomma, a vedervi lavorare, perché non sono capace di fare quello che fate voi, perché si impara tutte le volte. Soprattutto si percepisce quel valore di armonia in cucina e di grande capacità di ascolto del territorio e di interpretazione del territorio. Questo si vede che amate la cucina, non a caso insegnate tutti e due ad Alma. Ringrazio Catello, perché Catello, tutte le volte che dobbiamo fare del casino, tutte le volte che dobbiamo fare del casino, Catello c'è. E quindi veniamo qua, siamo un po' a casa nostra, Forma Futuro. Lui poi è un docente di Forma Futuro insieme a Lorenzo Manfrini. Facciamo chiudere a te la faccenda, visto che sei il padrone di casa che ci ospiti e che ti abbiamo distrutto la cucina. No, io chiudo così voi pulite, ovviamente. E no, sono iniziative comunque che fanno bene anche al nostro conoscere, perché per me sono cose nuove queste, nel senso che io faccio un altro tipo di lavoro, nel senso che lavoro con altri prodotti, lavoro con una stagionalità diversa, lavoro con una pizza, diciamo, più classica. E lavoro con una cucina prettamente tipica. Quindi queste sono cose, sono varianti dove ci si può lavorare e inserirle in un menu che secondo me fanno anche piacere alla clientela d'oggi. Ecco. Senti, chiudiamo, quindi ci sono delle domande, ragazzi, che sono noi chiudiamo. Ringraziamo tutti quelli che si sono collegati, noi le ricette le Grazie a daremo, voi dell'ascolto. anzi, Grazie davvero. comunicheremo tutto quello che c'è da comunicare. Spero che non sia una fine, ma che sia un inizio, perché abbiamo avuto molte testimonianze di interesse e complimenti a tutti. Adesso appena stacchiamo le telecamere mangiamo, vero? Se ci lasciano andare via, sennò Catero ti farà lavorare stasera per Esatto, vedere se lavoriamo tutti mangi qua. pacinite stasera. Bella. Ragazzi, complimenti, buonissimo. Oh.